era interessante. E siamo con Christoph Bob, nuova stella Michelin, Conca dei Marini, provincia di Salerno. Salerno. Stella Michelin che è arrivata a metà novembre, quando qui era chiuso. Dico bene? Sì, no, era a novembre ero a New York a fare la maratona, ho finito la maratona, 43 km. Poi sono andato in vacanza a Miami, arrivo in email, devo venire alla Palma, dopo 20 ore di viaggio, altre? Improvvisato, ho preso a Palma la stella Michelin, una bella sorpresa. Quindi quando arriva l'invito ad andare a Parma, sì. Quindi arriva un invito dove non si specifica se si tratta niente. Della stella Michelin, ma un invito non è scritto. Quindi lo chef decide se partire o meno, non è che c'è un biglietto d'aereo, cioè, era una bella sorpresa. Ecco, quindi chiaramente chi riceve un invito dalla Michelin a fare il cuoco sembra che comunque, non dico si butti dalla finestra, ma quasi, nel senso che è un invito gradito. Erano tutti là. Ti avevano invitati tutti? Che hanno preso la stella, sì. Era anche sorpresa per tutti quanti, perché nessuno sapeva in anticipo qualcosa. Chi era invitato chiaramente aveva più di una stella, diciamo così. Però attenzione, perché lo dico per gli altri magari che ci guardano, perché in Francia invece hanno fatto una sorta di... No? Hanno invitato tutti, quelli anche già stellati, che poi si sono ritrovati, tipo Bruno Cirino, che ha riottenuto la seconda stella, che è stata veramente un trionfo, perché lui l'aveva già avuta da giovane e ora ha capito quanto è importante, quanta fatica. Ma secondo me la stella è un po' come vinci come attore, vince un Oscar, come un atleta vince una medaglia in piedi, come vince un giocatore un scudetto, non in Italia, che è sempre lo stesso, ma come aggiungi qualcosa nella vita tua professionale, che con tanti studi, con tanti sacrifici, alla fine prima o poi arriverà. Bene, questo è stato quindi un duro lavoro, perché in realtà chiaramente in un albergo 5 stelle lusso come il convento, come si chiama qui? Monastero Santa Rosa 5 stelle lusso, chiaramente il cuoco deve soddisfare appunto i clienti. Tra l'altro sono poche camere, sono clienti internazionali, quindi bisogna... Diciamo la cosa che adesso siamo a mezzogiorno e 5-6 ore già abbiamo lavorato, diciamo qui inizia il nostro servizio con le colazioni, che facciamo anche là, alla carta, tutto niente preparato, tutto al momento, nel senso abbiamo invece... Il chef si vede dal mattino? Insomma sì, un po' male, ma... Mai più tardi delle 10. Ecco, qui con noi abbiamo anche una nostra vecchia conoscenza che magari... Ecco, se ci raggiunge, dell'Hotel Cristallo di un annetto fa, nel momento in cui chiaramente stiamo facendo la ripresa, perché il mondo è piccolo. Ecco, quando, come dire, si frequentano questi alberghi 5 stelle lusso, perché poi a Cortina era appunto un albergo di questa categoria. Bene. A presto, con i tempi lunghi, rimangono un po' qui. Vengono, non scendono, ma... il caffè ci vuole. Un caffè. Dai. Ecco qua, facciamo vedere anche le ceramiche di vetri, perché anche queste sono... nascondiamo l'orologio, aspetta un attimo. Bene. No, sono... pure la porcellana, una cimità, ma abbiamo tre differenti linee, una per la colazione, una per lunch, una per dinner. E lo stesso ristorante viene vestito 3 volte al giorno, diverso, colazione, lunch e dinner, e questo fa anche per la sala, per la cucina. Christoph Bob, sì. che è di origine tedesco, vicino di Hamburgo, vicino del nord della Germania, dove si mangia, diciamo, questo parte dell'Europa del nord, dove si mangia solo patate di maiali, diciamo, insieme da Olanda, sì. Germania, Nord. Questo serve a far partire gli chef verso altri orizzonti. Tutti i chef tedeschi in Italia, no? Come Einsberg, come altri, per un semplice motivo, non è che abbiamo dei prodotti, diciamo la vera cucina
che fa la differenza, sono i prodotti qui, prodotti locali, prodotti ricercati, che per questo hanno anche il nostro orto, dove produciamo le nostre verdure che vengono usate tutta la sera nel ristorante, come le insalate, come le spezie, come le erbe, che abbiamo tutti avanti la strada, diciamo anche là, da rivedere questa vecchia tradizione del monastero, da coltivare le cose, da andare con i tempi di una volta, perché qui puoi spendere 3.000 euro una notte, l'unica cosa a novembre, quando non ci sono le fragole, non ci sono, abbiamo le fichi, abbiamo tutte le cose buone, locali, ma fragole non abbiamo. Pure là siamo ben ristretti con i prodotti, da non mischiare i tempi, diciamo, dell'estate, della primavera, diciamo là veramente siamo bello quindi voi avete qui l'orto come ci aveva sì. Obama alla Casa Bianca, non so se adesso hanno smantellato tutto e secondo me vabbè, una cosa ecco. Avendo tanti clienti anche americani, non si parla mai della politica, ma con questo secondo me McDonald's non coltiva la Casa Bianca. Ecco, bene, bene. Allora, Christoph Bob, quindi dopo un periodo di vacanza che è stata interrotta, ma come dire, è stato un piacere chiaramente raggiungere tutti gli altri a Palma, si è concesso una vacanza, che è una vacanza poi anche molto gastronomica, cioè uno chef a riposo, poi dove va? No, ma per esempio dove va? Nei ristoranti? Certo, vacanza a New York, hanno fatto in 6 giorni, 5 3 stelle. Tutti praticamente? Tutti di New York, abbiamo fatto due... 11 Madison Park, rinnovato. 11 Madison Park, buonissimo, per me il migliore in assoluto a New York, e Chef's Table, Brooklyn Fair, una cosa pazzesca, un messicano che fa la cucina. Prodotti giapponesi con la tecnica francese, secondo me l'ha mangiato da Dio, secondo me uno dei migliori ristoranti nel mondo. Per prodotti che si mangia una tecnica perfetta, perché ti prepara avanti gli occhi tuoi tutto da zero alla fine, non è il classico cucina aperto che vede qualcosa, no, tu sei sicuro. Proprio come nel sushi, sì. No? Da 7 posti, sì, sì, sì. Sì, lui in Giappone è intorno di 15-16 posti. E sei seduto là e ti quello del tavolo, no? Del sì, grande sì, tavolo, sì, che sì, infatti sì. È il primo ristorante che io visiterei proprio per la curiosità di stare a questo bancone, effettivamente colpisce già così. Ecco, okay, un discorso fare sushi, un discorso fare la tecnica francese, molto lavorato, molto da controllare, avanti il cliente, là devi stare sicuro del tuo lavoro, però ti sbagli. È veramente un rischio enorme e lui gioca alla grande e è uscito veramente. Bene, parliamo invece della cucina per l'edizione 2018, quindi la stagione 2018, è una stagione che parte a partire da Pasqua. Sì, 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 siamo da 6 settimane adesso. Esatto, quindi cosa andiamo avanti? Andiamo avanti e andiamo indietro, nel senso, tutto, adesso con la stella che ha cambiato, niente. Faccio che abbiamo fatto e continuiamo a fare questo, diciamo una cucina del territorio, senza stare banale, una cucina semplice ma molto complicata, una ricerca enorme della materia prima buonissimo e proviamo a modificare meno possibile questa materia prima, perché già è eccellente, e un po' della semplicità e visto con dietro e molto lavoro, molto pensieri, ma avanti sembra una cosa molto banale tante volte, ma diciamo un piatto di pasta, spaghetti vongole si può fare in mille modi, noi abbiamo cambiato la prezzemolo con le ortiche, abbiamo fatto i pomodori secchi, leggermente macchiato, sempre questo. Certo. Qui in Italia non si quindi può. Quindi sì, la cosa difficile per uno chef è affascinare con un piatto che si potrebbe fare tranquillamente a casa, ma non così bene, quindi anche la cuoca che veramente viene qua ad apprezzare la cucina di Christoph Bob, c'è una cosa da dire che va detta, perché chiaramente facciamo venire voglia di venire qui al refettorio, non so se è già venuto anche Bottura, visto il nome.
No, potrebbe venire. Ecco, quindi non si possono portare bambini sotto i 16 anni. No, non si può venire con i bambini si può venire in un ristorante, non in albergo avevamo un altro posto. Ecco, sì. Quindi c'è cioè, al ristorante si possono venire appena sono in grado di stare a tavola, in senso di 16 anni in su, ecco. Anche 4. Ecco. Ah, anche 4 se sì, sono, sì, ecco, se quando sono educati. Ecco. Bene. Diciamo difficile dire una età. Dell'albergo abbiamo una polizza di 16 per la piscina eccetera eccetera, che è molto pericoloso per bambini, invece per il ristorante possono venire bambini diciamo da 6 anni in poi che possono mangiare anche a soli. Anche perché per esempio le vere spa hanno questo limite già, sì. Ecco, quindi per entrare in spa verso, da altre parti magari in Francia c'è il problema contrario, nel senso che in spa ci sono i bambini e quindi non ti puoi svestire, quindi ci sono delle regole che chiaramente luogo che è anche spa comunque nel vero senso della parola, chiaramente ci sono questi limiti, va detto chiaramente perché il refettorio chiaramente interessa come ristorante, ora con la Stella Michelin chiaramente c'è la curiosità di venire a provare e ci sono anche delle possibilità tra l'altro anche di alloggiare. Qui ci sono solo 20 camere chiaramente attorno, ad esempio anche qui sopra a Furore piuttosto che sotto dove chiaramente l'offerta non manca perché abbiamo Amalfi, sulla strada da Amalfi verso... Anche per qualsiasi portafoglio, qui si trova la situazione, sicuramente il monastero è il top anche per il prezzo dell'albergo, il ristorante secondo me siamo nella media, di Amalfi, di un ristorante non male, che siamo sotto di ristorante classici. Diciamo che si trova sulla spiaggia e per questo abbiamo la possibilità anche a pranzo di gustare il nostro menù con una cifra diciamo non male intorno di 50-60 euro per il cibo più poi dipende che si beve si può mangiare senza problemi, non è che spaiamo i prezzi come per me sono più contento quando arriva una persona da fuori, anche persone dei posti che si mettono un'ora in macchina a venire qui, mi fa molto piacere perché significa un'ora in macchina solo per mangiare da me. E questa è la mia responsabilità, stare anche la prendere questa responsabilità, dare il massimo al nostro cliente. E il piatto firma di Cristo Bob c'è? Cioè... Sono tanti. Tanti? Tanti. No, piatto che abbiamo creato, che ha un molto successo, una costoletta di manzo che facciamo per prigione, poi viene grigliato sulle pietre di lava del Vesuvio, una cosa che è prezzato anche molto perché è una cosa molto semplice, diciamo una costoletta di un valore di in Italia c'è la prima, seconda, terza taglia, questa è la sesta taglia, nel senso di macellaio di regalo normalmente questo pezzo perché per lui non ha nessun valore. Quindi il quinto taglio, il sesto taglio. e questa è anche la cosa, ho un piatto di alici che per me... Io quando penso a Conca dei Marini penso ai totani. Totani, adesso siamo a primavera, ancora presto, a settembre totani patate, fatto da noi, fatto un po' diverso. Ma sempre con l'idea principale di totani patate, che è un piatto classico qui, che a settembre si vede quando pescano le totani alle 7 di sera e il giorno dopo arrivano qui ancora vivo, insomma, una cosa pazzesca che non si trova e pure diciamo, usando i prodotti di qui, questa è la cosa, diciamo, la differenza, perché qui non trovi mai fegato grasso. Caviale. Ma detto anche quello? No, non voglio. Perché diciamo l'idea del monastero. Abbiamo prodotti semplici, prodotti buonissimo. E fatti fare il caviale va in Russia da mangiare, va in Iraq e il fegato grasso. Secondo me è una cosa un po' contrasto con il monastero per questo. Quindi c'è questa. Qualcosa rimane, rimane, ecco, quindi il dogma. Sì, c'è ancora la filosofia nostra, diciamo, va bene. Altre cose che non si possono fare qui in monastero? No, vabbè. I uomini possono mangiare con le donne. Anche se io in questa occasione, casualmente, insomma, mia moglie ha preferito la piscina, effettivamente, a sfioro, praticamente. La piscina veramente...
una delle cose più belle del nostro albergo, che è lo stesso colore come il mare, diciamo, Infinity. No, veramente Infinity, poi ecco. È una piscina più grande della costiera, una cosa pazzesca. Poi non ma alla fine qui siamo un albergo, insomma, si chiama ancora monastero, l'unica cosa, abbiamo tanti coppie che si hanno sposato qui, abbiamo tanti coppie che hanno prenotato. Uno si può sposare direttamente qui, col parroco, col prete? Sì, abbiamo fatto, ma c'è qualcosa di consacrato? Sì, sì, abbiamo fatto anche era il quinto matrimonio di lei e il terzo del marito, nel senso di... Ah, 3-3? No, no, 5-3. 5-3? 5-3, e si hanno ancora creduto nel matrimonio, mi fa piacere, la quinta volta, speriamo che vanno bene questo. Ma effettivamente col matrimonio reale che è avvenuto, chiaramente fa venire voglia di sposarci, cioè questo rito, trovarsi assieme. No, ma di matrimonio, diciamo, banchetti qui non facciamo, perché siamo però troppo piccolo, ma sono tante persone che chiedono la mano alla moglie qui, che è una cosa, un scenografico molto romantico, diciamo. Ti capisco. Poi si vede tutto il matrimonio dopo, ma spero che siano tutti contenti che hanno fatto più di promesse di matrimonio. Fino a Ernesto Acarino di Don Alfonso ha chiesto a sua moglie l'anno scorso. Loro di venire, sono venuti qua. Qui. Chiaramente da loro sarebbe stato... No, lui mi ha chiamato, posso venire a mangiare con il mio... fidanzata, voglio fare una serata molto romantica. Poi... Cristo Bob ha già fatto. Io sto facendo, ecco, già 15 fatto. Anni fa, già tutto. Ecco, com'è stato? Bene. Come un ristorante. Bene. Un ristorante. Ho fatto qui al Conca di Sogno, a Merano, la festa, e una ragazza della zona. Sicuramente non è sempre facile con un tedesco e una ragazza del sud. Diciamo che sono due poli completamente diversi. Noi conosciamo alcuni di questi che si chiamano Oliver Groving, che si chiamano Heinz Becker. Heinz è andato fino in Sicilia a trovare sua Teresa. Heinz del sud di Germania è andato fino in Sicilia. Diciamo la distanza per noi era identico. Qualcuno conosciamo. Sicuramente non siamo qui non per la politica, o per la... Certo. Si mangia per i prodotti, chiaramente avere questa possibilità di bene. Grazie Cristo Bob. Grazie, quindi grazie, la sua grazie, prima stella Michelin, sì. Prima si dice così, è un modo di dire, perché poi come dire, c'è il massimo, no, che sono le tre stelle, e le due, la strada lunga, ecco. E mi ha fatto molto piacere ricevere questo, perché diciamo per il lavoro che abbiamo fatto, non è una cosa che ha preso io, ha preso il ristorante, come ha preso i ragazzi della cucina, come ha preso il lavapiatti, come qualsiasi ragazzo anche nella sala, diciamo una cosa della squadra che abbiamo preso, nel senso di io sono andato solo a Palma, mi costava anche una vaga di soldi per andare da Miami a un volo fatto nell'ultimo momento per prendere questa stella rappresentativo per tutto, diciamo, per il riflettore, che siamo tutti noi qui, che siamo intorno di 20 persone che lavoriamo in questo ristorante e portiamo avanti questo posto. Per questo. È capitato anche, tra l'altro, lo chef di Villa Giulia, abbiamo conosciuto recentemente, perché poi bisogna anche aspettare qualche mese per la riapertura appunto di questi alberghi, questi ristoranti che finiscono la stagione, tra l'altro proprio in occasione della guida Michelin, e poi riaprono, e chiaramente poi ci si concede la vacanza, quindi è un po' un classico, anche se per la seconda stella, ad esempio, non so se lo farà anche Cristo Bob, per esempio il Magnolia praticamente ha atteso la presentazione della guida, e poi chiaramente avevano già programmato, lo facevano già da qualche anno, e poi arriva anche questa ulteriore sorpresa, può arrivare. Una cosa che con il tempo si deve lavorare. Ma per la legge di Murphy, quindi conviene partire per un posto lontanissimo e magari rientrare, perché magari per la legge di Murphy tu sei a layaway e arriva, perché la legge di Murphy funziona un po' il contrario, no? Sì. È nota, no, la legge di Murphy? No, perché secondo me quando si aspetta le cose, o la stella, o
meno ti meno pensa, più bella la sorpresa. Quando tu pensi troppo e sei troppo fissato, certo, magari certo. Non va bene perché rimani deluso. Assolutamente, assolutamente. E questo ho detto, va bene, faccio la maratona, faccio la vacanza, poi tutto il resto che viene, non è proprio più pensato. Anche la prossima, il prossimo autunno. Ecco, l'ho riconfermato. Ma senza maratona. Eh? Senza maratona. Senza correre, faccio solo le vacanze, sì. Bene, grazie, questo Bob.